capiamo la statura del personaggio e può anche starci un approfondimento su quella che è stata la storia. Altra cosa è invece celebrare un personaggio che quantomeno definirei controverso con una statua, così come è stato fatto. È vero, è il momento, questo è l'anniversario dell'impresa di Fiume. Quindi una mostra sull'impresa di Fiume anche ci stava, un momento di riflessione, ma il significato della statua è un significato celebrativo. Celebrare la figura di D'Annunzio in questo contesto, in questo anniversario, è un'operazione del tutto politica e assolutamente anacronistica, non aveva alcun senso. Netta contrarietà, ma non è una novità, la statua di D'Annunzio da parte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, per il senso dell'opera in sé, per la collocazione, per la data scelta, anche per i dettagli materiali della nuova statua del Vate. Il capogruppo pentastellato Elena Danielis parla di un atto politico vero e proprio. Il consigliere del PD Barbo rivendica la legittima preoccupazione del proprio partito dopo le proteste formali della Croazia sulla scelta portata avanti dalla Giunta. D'Annunzio non ha nessuna relazione con la città di Trieste, né dal punto di vista letterario, né dal punto di vista storico. È vero che l'impresa di Fiume è stata importante per tutte queste terre, è un momento storico, ma la figura di D'Annunzio non è legata alla città di Trieste. Che senso ha celebrare D'Annunzio a Trieste con una statua? E poi, in un contesto storico attuale, completamente mutato, con relazioni internazionali completamente mutate, in un contesto europeo, non ha, è un'operazione che non ha né capo né coda. E non è chiaro se non è stata pensata o se è stata pensata e fatta ad hoc per creare polemica. La Giunta ha ceduto evidentemente a quelli che sono i rappresentanti di una visione nostalgica della storia e nazionalista. Purtroppo le proteste formali del governo croato non sono che la conferma del fatto che avevamo ragione a preoccuparci. La posizione di questa statua di...